Smart Walking è un progetto personale di ricerca di equilibrio vita privata-lavoro. Quelli bravi direbbero work-life balance. Da 2 anni sto girando l'Italia a piedi, alternando nella stessa giornata cammino e lavoro da remoto. Quindi un nomade digitale, veramente nomade, perché tutti i giorni faccio una tappa di un cammino, quindi circa 4-5 ore di cammino, che sono più o meno 20 km. E al pomeriggio faccio il mio lavoro, io sono un sales manager, lavoro per 2 aziende, di cui una genovese peraltro, e faccio il mio lavoro ogni giorno da un paese o un borgo diverso. Il primo anno del progetto è stato Smart Walking, 20 regioni, 20 cammini, quindi io ho individuato un cammino per ogni regione italiana. Qui in Liguria ho fatto un pezzo dell'Alta Via dentro il parco del Begua. E l'anno scorso invece Smart Walking si è chiamato Smart Walking Coast to Coast, cammini che attraversano, cammini che uniscono. Quindi ho fatto soprattutto dei cammini che fossero legati al mare, o dal mare al mare, o che comunque avessero poi un arrivo in ambito marino. Il progetto di quest'anno è molto interessante e si chiamerà Smart Walking Back to the Roots. Perché questo nome? Perché il 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale anno del turismo delle radici, e camminare è un po' un ritorno alle radici. E inoltre in questi paesi ho avuto un sacco di storie di emigrazione e di ritorno dall'immigrazione. Ho incrociato sulla strada, è proprio il caso di dirlo, un progetto fighissimo che si chiama Strade Maestre. 5 insegnanti che sono anche 5 guide ambientali escursionistiche. Per l'anno scolastico 2024-2025 porteranno 15 ragazzi selezionati da tutta Italia a fare un anno di anno scolastico, quindi un anno scolastico in cammino. Percorreranno 1000 km e faranno un po' quello che faccio io, alternando cammino e scuola invece che, come me, cammino e lavoro. Quindi un progetto bellissimo che dovrebbero far fare a tutti i ragazzi. Abbiamo un altro progetto insieme a delle persone in provincia di Caserta. Stiamo costruendo il Cammino dei Nomadi Digitali. L'idea col Cammino dei Nomadi Digitali è quella di intercettare un movimento, quello dei Nomadi Digitali appunto, che possono diventare degli abitanti temporanei dei paesi, dare nuova linfa ai paesi, contaminarli con nuove idee e non farli morire, come sta succedendo in Italia, dove c'è un grossissimo rischio di morte delle aree interne. Cosa bisogna fare per diventare degli smart worker? Bisogna innanzitutto avere la possibilità di farlo, io lo dico molto onestamente, io sono una partita IVA, sono un freelance, un libero professionista, quindi chiaramente mi sono liberato dal vincolo spazio-tempo del mondo del lavoro. Bisogna avere anche la possibilità a livello, diciamo, familiare. Io sono un single, quindi per me è stato molto facile, però diciamo che smart worker è un'idea di come gestire il proprio tempo, ma ognuno poi se la può gestire come vuole. L'importante è che ognuno cerchi il proprio bilanciamento di vita privata-lavoro, non deve essere un esempio da seguire per forza. Ci Uno può mancherebbe. fare smart biking o smart sailing, può fare qualsiasi cosa.